Amici sportivi, buonasera, benvenuti. 21:30 circa, nona puntata del lunedì di A Tutto Calcio. Oramai è una puntata diciamo sempre più avara di calcio, quantomeno di calcio giocato. Se nelle scorse settimane eravamo riusciti a parlare un minimo dei trascorsi domenicali, questo lunedì purtroppo siamo avari di tutto ciò, perché anche il campionato di Serie D è stato fermato e quindi non abbiamo a disposizione né risvolti firmati né diciamo spunti per quello che è il calcio giocato e che è la nostra consueta domenica. È un momento molto particolare, molto molto difficile per il mondo pallonaro, lo riconosciamo, ma in qualche modo proviamo un po' ad analizzare le caratteristiche, analizzare un po' questa situazione per cercare di capire che cosa si prevede per il futuro e quali possono essere gli scenari possibili. Io sono ovviamente da solo in studio, però ho un bel parterre di ospiti questa sera, parterre di ospiti che vi vado a presentare. Non prima però di avervi detto che, oltre ad essere in onda sul canale 73 del Digitale Terrestre, questa nona puntata, come sempre, sarà in onda anche sulla nostra pagina Facebook, quindi in diretta live, in cosiddetto streaming. Ovviamente a disposizione anche la piattaforma Twitter, la piattaforma Instagram per tutte le comunicazioni e per tutte le notizie del caso. Andiamoci a vedere con il buon ausilio prezioso, davvero importante, in regia di Marco Cercone, un po' quella che è la nostra tribunetta ospiti, una tribunetta abbastanza variegata, abbastanza interessante. I blocchi di partenza in pole position, oramai i due compagni di viaggio, che Luigi Trombetta, Francesco Scamurra. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Pasquale, buonasera a te. Massimo rispetto della convenzione per Luigi Trombetta, questa sera capello sciolto, però è una regola che ci siamo dati all'inizio stagione. Una volta sì, una volta no, insomma. Sì, oggi sì. Era la giornata con i capelli sciolti e bisogna rispettare le regole, Pasquale. C'è anche dello staff di A Tutto Calcio, anche Marco Tancredi da Francavilla. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a voi. E poi gli ospiti di questa sera, tutti nell'orbita Serie D, campionato nazionale dilettanti, diciamo per lo più girone F, però anche non solo, se non altro per il loro trascorso e per quelle che sono i loro interessi, diciamo, lavorativi. Comincerei con l'agente FIFA, uno dei personaggi più conosciuti nell'ambito di questi campionati, che è Peppe Schiraldi. Direttore, buonasera. Che io chiamo direttore perché, insomma. Buonasera. Benvenuto buonasera Tutto Calcio. A tutti, grazie all'invito. Poi. No, grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori o chi ci segue sui social. Insomma, si frega le mani, direttore, che ha qualcosa da dirci di importante? Vedo che si frega le mani. Sì, sono molto. Sono molto curioso di ascoltare, diciamo, ecco, chi segue quella zona, insomma, nel Lazio ci sono varie correnti di pensiero in merito. Vorrei sapere, certo, invece, certo, che ne pensate voi o che ne pensano gli ospiti invece di questa situazione. Quindi sono curioso di ascoltare le vostre ipotesi sull'eventuale proseguo del campionato. E ovviamente siamo anche noi curiosi di ascoltare lei e quelle che saranno le sue considerazioni. Considerazioni che verranno dibattute anche con il direttore generale della Vastese, una carriera importante, Francavilla, angolana, solo per citarle alcune, però è adesso in quel di Vasto, Chieti, in quel di Vasto, un progetto sempre bello, sempre ambizioso, il direttore Andrea Masciangelo. Direttore, buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto ad A Tutto Calcio. Ciao direttore. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene? Bene, ben rivisto. Ma anche a te. La cosa che mi piace è che non devo mai fare presentazioni di rito, perché vi conoscete tutti quanti tra di voi. Però aspettate un attimo adesso, perché dulcis in fundo. Tanti gol, un autentico giramondo, diciamo, del calcio a livello di centro Italia, ma pure di più, anche di nord Italia. Tanti gol, assai, diciamo, gettonato tra le fanciulle, e per, insomma, non solo per la sua bravura, ma anche per il suo physique du rôle, per il suo fascino, bomber Mario Titone. Ciao Mario, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Confermi tutto, sì, famoso in campo e anche sugli spalti per tutte le fanciulle che, insomma, applaudono ai tuoi gol, ma anche, insomma, al tuo fisico.
Ma qualche soddisfazione me la sono levata, dai, devo fare di più. Però. Questa è la risposta più bella, è la risposta più bella. Però apprezzo la tua sincerità. Allora, anche però, tu... dai, è andata bene, dai. Anche non tu conosci mettiamo. Tutti, conosci il direttore. Sì, come no, conosci... direttore di Vista, sì. Il grande procuratore di Roma, è Mario, pericolosissimo Mario. In quelle zone lì. Mario, sempre Mario. Attento ai particolari. Sempre, allora, sempre. Mario, io vorrei partire proprio con te, perché da te vorrei partire per quella che è una mia curiosità. Da poche ore diciamo, è arrivata la notizia sul fatto che l'Abruzzo da mercoledì sarà zona arancione. Quindi secondo le prescrizioni per la zona arancione diciamo, sono vietati gli spostamenti tra comuni all'interno e tra regioni. Tu che vivi a San Benedetto del Tronto e ti alleni a Castelnuovo Mano, come pensi di poter gestire questa situazione? Come penso di gestirla? Penso che una società ci dirà come procedere con gli allenamenti e in base a quello che ci dirà seguiremo le normative. Siete equiparati a lavoratori, quindi in qualche modo dovrete comunque avete delle in qualche modo dobbiamo cercare di allenarci e trovare la soluzione migliore per tenere la condizione e farci trovare pronti per il 29, sperando che tutto vada come deve andare. E se no devi telefonare a Serafino e gli dici: caro presidente, non mi posso muovere, che ne so, vedi che puoi fare qualcosa, se puoi far qualcosa. Dai, non voglio essere cattivo, non voglio essere, insomma, non voglio darti fastidio, diciamo così. Pierluigi, Francesco, quali scenari si aprono per il calcio locale, il calcio dilettantistico alla luce di questa notizia, quindi della sopraggiunta zona arancione per l'Abruzzo? Diciamo, in sostanza cambia poco, perché comunque il calcio era già fermo, però è un aggravio di situazione. Che ne pensate? Pasquale, io dico una cosa molto, molto semplicemente. Oggi non c'è né tempo né spazio né modo per poter pensare ad una ripartenza del calcio, neanche a gennaio come qualche ottimistico pensa. Io credo che al momento non c'è proprio la situazione, non ci sono proprio le condizioni per poter pensare al calcio giocato. Dispiace perché capisco per molti ragazzi, per molte persone il calcio è un lavoro, però... alla luce dei contagi oggi in Abruzzo oltre 600, quindi in questo momento non si può far nulla, o si deve cambiare il protocollo, ma per cambiarlo, Pasquale, bisognerà attendere un bel po' di tempo. Oggi c'è solo da sperare che questa pandemia perda di potenza, tutto qui. Pierluigi. Innanzitutto Scamura non rispetta la fila, perché tu avevi detto prima Pierluigi e poi Francesco, quindi... sto scherzando, Francesco, figurati. Ecco, una cosa che è importante, ho visto adesso quelle regioni che saranno poi in zona arancione, e diciamo che per quello che riguarda il girone F, se non vado errato, l'Abruzzo è l'unica, perché poi c'è Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Però è chiaro che questo discorso, innanzitutto c'è da considerare che poi anche in Toscana, anche in Umbria ci sono comunque dei gironi di Serie D, e queste, molto probabilmente questa situazione non fa altro che andare a peggiorare anche la situazione da un punto di vista sportivo. E come dice giustamente Francesco, è chiaro che con l'aumento delle zone arancioni ci sarà ancora di più la difficoltà a poter proseguire. Se prima si parlava il 6 di dicembre, molto probabilmente, insomma, la cosa andrà a posticiparsi. Direttore Masciangelo, la scorsa settimana diciamo, il comitato, l'LND aveva programmato anche una serie di recuperi che però nel girone F prevedevano la sfida tra Cinzia Albalonga e Giulianova, e poi diciamo che non se ne è fatto più nulla, perché veramente nel giro di poco tempo la situazione è molto molto precipitata. La sensazione è forse che anche in Serie D, insomma, il quadro non sia tanto, tanto chiaro. Non so voi a Vasto che idea vi siete fatto.
Beh, noi a Vasto come diretti interessati ci siamo passati perché abbiamo avuto due positivi e poi andando sulla trafila abbiamo scoperto anche due asintomatici, quindi veniamo da un percorso, ne stiamo uscendo fuori adesso, diciamo, perché oggi proprio sono arrivati i risultati degli altri tamponi, sono tornati negativi, quindi da domani inizieranno ad aggregarsi. Quindi sicuramente con questo protocollo e con queste modalità è quasi impossibile proseguire, quindi già come dicevo all'inizio del campionato, prima che iniziasse il campionato, è il momento di dare una svolta soprattutto per quanto riguarda la Serie D, ma a 360 gradi. Marco Tancredi, è un momento particolare, è un momento però, come dicevo, nel quale forse la sensazione è che non si sa che pesci prendere. Tu che idea ti sei fatto? Beh, io mi sto facendo un'idea che molto probabilmente il calcio dilettantistico, in particolare, perché ovviamente noi siamo abruzzesi, parliamo di quello abruzzese, ma credo che ne soffrirà parecchio perché ci sono molte società che stanno avendo dei grossi problemi, parlo dall'eccellenza in giù, ci sono delle società che in questo momento non stanno avendo gli sponsor, i soldi da parte degli sponsor, stanno mancando le sponsorizzazioni, stanno mancando i soldi, quindi sarà veramente dura riuscire ad andare avanti. E io voglio pensare a quelle società, magari quelle un po' più piccole di promozione, di prima, seconda categoria, che secondo me sentiranno più di tutte questa situazione. Io non lo so, francamente non riesco nemmeno ad immaginare un momento in cui si potrà riprendere a giocare, perché le cose continuano a peggiorare, qua si ritornerà col lockdown, penso sarà inevitabile a questo punto. Io spero di no, spero veramente di no. Però ecco, prima fuori onda ti stavo raccontando una cosa. Io ieri passeggiavo per Francavilla e ho visto tanta gente senza mascherina e senza la benché minima protezione a calcarsi nei bar, nelle aree di divertimento, insomma. Mario. Non lo so. Capiamo che è una situazione molto molto difficile, poi più si scende di categoria e più diventa, diciamo, insicura e forse si prevale un po' quello che è il pensiero di poter garantire di poter salvare la pelle piuttosto che pensare un po' al calcio giocato. Però è un calcio giocato che vede scendere in campo tutte le domeniche tanti tanti attori. C'è chi lo sceglie come ragione di vita, uno di questi è anche Mario Titone. Mario, tu che sei un atleta, che sei direttamente coinvolto, non so se, eccoti, non ti vedevo, che sei direttamente coinvolto, che cosa, che idea ti sei fatto in questi giorni? Pensi che comunque dovrebbe in qualche modo essere regolamentata anche una certa forma di tutela nei confronti di chi come te gioca, per chi ha scelto di farlo, insomma, in maniera importante, in maniera preponderante nella propria vita? Ma guarda, io credo che tante persone purtroppo ci vivono, quindi, con questo lavoro. I protocolli, secondo me, non sono abbastanza chiari. Quindi, secondo me, basterebbe un po' più di chiarezza. Giustamente, come dicevano prima, la situazione qui è critica. Sta diventando veramente, giorno dopo giorno, contagi su contagi. Quindi, il calcio penso che sia l'ultima cosa in questo momento da cui pensare. C'è persone che stanno perdendo la vita, persone che stanno male, però credo che se vogliamo continuare a andare avanti, a non perché giustamente c'è gente che ci vive e vogliamo continuare a divertirci e a stare tutti insieme senza rischiare niente, bisogna usare dei protocolli importanti. Quindi credo che anche facendo i tamponi due volte al mese, ogni 15 giorni, chi risulta positivo si esclude. Senza stare a saltare le partite di continuo. Credo che in Serie A il protocollo è ben tutelato e ben visto. E a noi giustamente hanno un po' accantonato. Adesso sto parlando un po' per tutela nostra a livello dilettantistico.
Poi che ti dico che la priorità è la salute, quello sono il primo a dirtelo, però a livello di tutela siamo un po' messi lì. Questo un po' mi dispiace. Questo è un argomento importante, Francesco, quello che viene chiesto a gran voce, che è proprio l'applicazione di un protocollo che in qualche modo ripercorra un po' le orme di, del protocollo che si applica al calcio professionistico, perché alla fine diciamo lo scenario è, di fatto è lo stesso. Esatto, Pasquale, io volevo chiedere proprio a Titone, che insomma che è un attore, uno degli attori principali del calcio di Serie D. Allora, si è chiesto negli ultimi giorni di equiparare il protocollo dei dilettanti a quello dei professionisti. Faccio un esempio: in Serie A c'è un calciatore positivo, si isola, tamponi per gli altri e si va avanti. In Serie D, purtroppo, in Serie D come in eccellenza, non è così. Cioè, se un calciatore risulta positivo, tutta la squadra deve fermarsi. Questo poi coinvolge anche il direttore Masciangelo in un certo senso. E quindi, allora, se si vuol pensare di provare, esempio, il Veneto quest'oggi ha tracciato una linea, ha detto noi dal 7 febbraio proviamo a ripartire. Secondo voi... Giocando solo il girone di andata. Esatto. Secondo voi il segreto qual è? È quello di provare ad attuare questi protocolli anche nei dilettanti, senza tenere senza tener presente però che molte società non hanno le risorse che hanno in Serie C, in Serie B o in Serie A. Allora, il segreto qual è? Rimanere così e aspettare tempi migliori o provare a forzare la mano? Ma io, guarda, se c'avevo il segreto a quest'ora lo risolvevo. La cosa che ti posso dire da giocatore, da quello che sto vivendo, da quello che sento, da quello che leggo, è tutto, credo che se la Serie A mette in atto dei protocolli, è giusto che tutti aderiscono a questi protocolli. Poi, che sia sbagliato, che sia giusto, che bisogna fermare il calcio, che quello sono il primo a dirtelo, però se vogliamo andare avanti, andiamo avanti tutti, se no ci fermiamo tutti. Penso che deve essere per tutti uguale, perché non è che se io sono più bello, l'altro è più brutto, l'altro è più bello, io sono più brutto, no. Qui si parla, qui la gente ci lavora, c'è gente che ancora deve prendere la cassa integrazione, c'è gente che ancora è un massacro, quindi deve essere uguale per tutti. Quindi si mette un protocollo uguale per tutti, la Serie A diventerà come Serie D. Purtroppo i costi in Serie D diventano alti, perché fare due tamponi al mese per una squadra di Serie D o una squadra di eccellenza, penso che i costi sono elevatissimi. Il problema è economico, Bravissimo, c'è chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Però se vogliamo andare avanti, le soluzioni ce ne sono tante, però... Così come è obbligatoria la visita sportiva, la visita medico-sportiva dovrebbe essere obbligatorio in questa fase, almeno secondo me, anche diciamo, la tutela sotto il profilo Covid-19. Direttore Masciangelo, d'accordo o meno sull'applicazione del protocollo dei professionisti al campionato di Serie D? Ma guarda, sono d'accordo. Innanzitutto è vero che siamo davanti a una pandemia, però siamo anche davanti al secondo capitolo, quindi bisogna andare avanti assolutamente e trovare le soluzioni. Io parlo con tutto il rispetto per tutta l'altra parte dei dilettanti, qui c'è da fare una distinzione tra la Serie D, per quanto mi riguarda, tra la Serie D già e tutto quello che viene a venire sull'ambito regionale, perché comunque i costi di gestione di un campionato di Serie D, come diceva anche Mario, sono alti per una società, cioè diciamo che il 95% delle persone che compongono le società di Serie D fanno solo questo. Già dall'eccellenza, ancora andando giù, ci sono persone che comunque riescono anche a avere il secondo lavoro, la percentuale è molto più bassa, quindi è il momento di arrivare a una modifica di questa Serie D, perché ci sono società importanti, società organizzate, abbiamo la presenza per esempio di Mario che rappresenta una società molto organizzata, come lo può essere il Pineto, come lo potrebbe essere tante altre società, faccio nomi, che sono da anni in Serie D, e quindi bisogna cambiare un po' la formula. Quindi oltre il tampone, sì, fare il tampone come professionisti sono d'accordo, perché è la prima soluzione, però bisogna comporre anche una suddivisione dei campionati, cioè nel senso che la Serie D ormai a tutti i livelli e costi di gestione, giocatori, persone che lavorano, è ormai un semiprofessionismo e quindi ha bisogno di una modifica urgente. Per quanto riguarda gli altri dilettanti si deve adeguare, però ecco, davanti a una pandemia magari
dal campionato di promozione in giù, sospendere o trovare una formula diversa per far fronte a questo periodo sicuramente più facile rispetto ai danni che si possono attribuire a un campionato di Serie D. Abbiamo anche la presenza di un procuratore che stimo tantissimo, e in Serie D ci sono anche queste figure, cioè è un campionato ormai a tutti effetti professionistico, ma non tutelato come professionisti. Esatto. E questo che abbiamo passato è l'esempio. È una sorta di limbo. Il presidente del Camerini, del Albalonga. Cinzia Albalonga, proprio questo sottolineava, diceva: ci vengono chiesti tanti sacrifici, il rispetto di tante regole, poi però in queste situazioni importanti siamo lasciati soli in mezzo a un guado. È un po' questo raccoglie. Io penso, anche vasto come città, io penso che tutti i presidenti, e parlo di tutti il settore dilettantistico, hanno dimostrato che davanti al primo capitolo della pandemia sono riusciti a iscrivere le squadre, sono riusciti a organizzare, a fare i ritiri, a fare tutto nelle regole che ci sono state dette. Molte società sono state in grado di riaprire gli stadi con segnaletica, con temperatura, con organizzazione, con metodo. Quindi noi abbiamo dimostrato tutto. Adesso chi ci comanda fino ad oggi deve cambiare questo mondo in base a quello che è la pandemia. Poi domani, quando finirà, saremo tutti liberi, però deve tutelare le persone che lavorano in questo mondo, perché ne sono veramente tanto, ripeto, a scalare. E girano soldi, perché oggi un imprenditore di Serie D, un presidente di Serie D, mediamente i costi di gestione della società non vanno al di sotto di 350.000 euro, 400.000 euro, quindi diciamo anche le cifre. Un campionato di eccellenza oggi i costi di gestione sono 150, 140, 100. Quindi parliamo di numeri. Oggi un imprenditore che ha fatto partire la macchina in Serie D si trova davanti a impegni contrattuali verso i giocatori, verso i dipendenti, verso tutta quella struttura che ha creato, di cifre nettamente importanti. Oltresì da considerare che l'impresa subisce dei danni, quello che vediamo a livello nazionale. Direttore Schiraldi, sì. Manca solo lei. Attendiamo la sua considerazione. Se mi date la linea, chiamatemi al telefono. Pasquale, scusami, posso fare una domanda un attimo al direttore Masciangelo? Prego, prego. Poi volevo sapere, la Vastese, quando c'era stato, diciamo, quella sorta di referendum, no, da parte della Lega Nazionale Dilettanti, se continuare a giocare oppure no, la Vastese ha votato di proseguire? No, la Vastese, il presidente ha deciso di non proseguire, poi chiaramente lì anche è equivoco, cioè una Lega che dice di votare sì, proseguire o non proseguire, passa la palla a noi di decidere, sono loro che devono decidere. Veramente d'accordo. Poi al di là che noi abbiamo votato proseguire, ma noi non proseguire a queste condizioni. Perché a queste condizioni noi siamo ancora oggi, e ripeto, siamo in prima persona, passiamo da una situazione di positività dove noi ogni tre giorni a spese nostre facciamo tamponi. Quindi noi abbiamo messo 5 giocatori in isolamento a spese nostre, una persona che andava a prendere da mangiare e portarli da mangiare, e quindi sono tutte spese ulteriori. Diciamo non sopportati che... dalla Lega, perché poi appena ci succede la possibilità passiamo in mano alla ASL, quindi il nostro interlocutore è direttamente la ASL. Diciamo, e con questo voglio dare la linea o la parola al direttore Schiraldi, che forse l'unica iniziativa dell'organo federale, dell'LND, è stata solo quella di proporre e di dare quantomeno evidenza di questo referendum. Non voglio essere cattivo, però io ho avuto questa sensazione, cioè l'unica iniziativa che si è concreta è stata proprio quella di proporre questa sorta di out alle società, nel senso di chiedere loro se volessero proseguire o meno, e basta. Diciamo, altre iniziative concrete non mi è parso di averne notate. Direttore Schiraldi. Allora, il referendum non lo commento, perché si commenta da solo, cioè chiedere alle società se andare avanti o andare o fermarsi, credo. No, io scinderei le due cose, la Serie D e i campionati regionali e l'eccellenza in primis. Mentre la Serie D, il DPCM ha parlato chiaramente di campionati di interesse nazionale, quindi la Serie D per il momento va avanti con le problematiche evidenti che Marciano chiaramente con questa ha espresso. I campionati regionali invece, vedo anche nel Lazio c'è, si chiede al comitato regionale di fare un momento. I comitati regionali possono poco, si devono attenere a quello previsto dal DPCM, che li esclude dalla possibilità di andare avanti.
Ora, tornando al discorso poi protocolli tamponi, sono molto sintetico. È ridicolo ascoltare gente, addetti ai lavori, società che parlano di tamponi molecolari rapidi. Finché non vengono cambiati i protocolli, e anche qui Masciangelo mi dà un assist, ossia non viene cambiato lo status giuridico dei calciatori, in questo momento il calciatore dilettante giuridicamente equivale al pinco pallo messo in isolamento fiduciario dall'ASL. Quindi o cambiano i protocolli o facciamo come nei professionisti. Quindi quanti siete, Vasto? 13 con due portieri, vai a giocare. Quanti siete voi? 14, vai a giocare. Allora predisporre sì tamponi rapidi, che ne so, venerdì, sabato, per poi andare a giocare la domenica. Perché se qui stiamo a ricasco di un positivo a gruppo di squadra, non si gioca più. I rinvii che la Lega Nazionale Dilettanti, che prova a tenere la baracca in piedi, i rinvii sono stati già rinviati. Cioè domenica, ieri, non so quanti partite c'erano, ne hanno giocate due, mi pare il Bolzano e il Trastevere con il Gavorrano. Il punto è quello: o cambiano i protocolli o altrimenti non si va avanti. L'eccellenza proprio a parte, non la considero più, per me è terminata. La Serie D può andare incontro a tutti questi rinvii. Non metto poi nel calderone le società che ci marciano col positivo tirato fuori ad arte all'ultimo minuto. Però queste per coprire sono cose un infortunato, che... casomai. Beh, qui siamo a rischio di querela, nomi non ne faccio, però sì. No, ci sono società. Direttore, ma questa è una tematica che io personalmente ho avuto modo di dibattere con un suo collega, che è quello di qualche società che approfittava della positività. O cambiano i protocolli, quindi come ho detto, quanti siete? 15, 14, si trova un numero legale per fare una partita. Cioè poi mi mancano i portieri, vai in campo e gioca. Tanta rotazione, il Covid toccherà tutti, poi purtroppo si va verso una sorta di immunità di gregge, spero, perché tanto credo che con questi numeri bisogna stare dentro casa, non muoversi tutto il giorno per non prenderlo. Direttore, quindi il segreto è cambiare il protocollo? Ma assolutamente, proprio è quello il punto, perché se noi mettiamo i tamponi rapidi, scusate, ma se ognuno, qui ci sono state squadre che hanno rinviato addirittura una partita, è stata rinviata per l'arbitro positivo della domenica prima, mi pare al girone E. Cioè, se le società o il magazziniere o lo zio del portiere tirano fuori un positivo ad arte, o magari pure perché l'ASL, giustamente, se voi, l'ASL come funziona? Se io sono positivo e sono stato a contatto con qualche mio calciatore negli ultimi 5 giorni, devo comunicare all'ASL, giustamente, alle persone per il contatto, e quell'ASL comunica a quel calciatore, in quel caso a quella persona fisica, che fa in isolamento, giusto, va in quarantena. Perché ragazzi, il problema è uno: il sistema del tracciamento è saltato, perché qui è pieno di gente che la quarantena non la rispetta, e purtroppo è pieno di positivi asintomatici che, benché positivi, vanno in giro. Cioè, qui c'è pure un discorso di educazione civica che viene a mancare alla base, diciamoci la verità. Questo Beppe, vai per Luigi. Beppe, possiamo dire che però, insomma, questa settimana è stata piuttosto confusionaria anche da parte della Lega Nazionale Dilettanti, perché comunque dire io voglio, si fermano i campionati, facciamo fare la sospensione, poi si riparte il 6 di dicembre e giochiamo il mercoledì e il sabato, e poi però si parte con i recuperi, cioè secondo me è un po' un controsenso. E i recuperi allora sono stati già rinviati, oggi sta l'ultima notizia, ce l'ho di stasera, la Nusai Latina la mercoledì è già rinviata da destinarsi. Era mercoledì questo. Nel girone F c'era il Balunga Giulianova, che doveva essere il recupero di questa giornata. Domenica. Assolutamente. Esatto. Ma credo che, direttore, qualcuno della LND, non facciamo nomi perché sennò si va, come ha detto lei, a rischio querela, ha detto che tanto sono quelli francesi. Non si può equiparare a quello dei professionisti. Punto. Ma il punto è proprio quello, ragazzi. L'errore è stato fatto a monte. Quando è stato il blocco a febbraio-marzo, 6 mesi tutti fermi, dovevano prima cosa prepararsi a questa seconda ondata, ma anche a livello governativo, ma era la possibilità per le istituzioni calcistiche di modificare, come dice giustamente Masciangelo, di creare quella sfera di semiprofessionismo, quella di delitto di cui si era parlato in estate, in maniera tale di dare tutela alle società che investono, tipo Lavastese e Campobasso, non me ne vogliono altre che non cito, insomma. Il punto è quello: lo status giuridico del calciatore dilettante non permette di assimilarlo coi protocolli a quello dei professionisti. Quindi, secondo me, è molto complessa la materia,
è poco risolvibile, perché ragazzi, i campionati nella storia del calcio si sono sospesi per due cose, per la pandemia e per la guerra. Quindi io vedo che c'è gente che ancora dice no, dobbiamo andare in campo, dobbiamo fare, ma io credo che lo Stato, le istituzioni abbiano cose più impellenti da seguire che il calcio. Secondo me salveranno i professionisti, e il resto stiamo tutti, purtroppo dico, perché penso che tutti siamo animati da passione prima che dal lavoro, no? Dai calciatori al direttore e voi giornalisti. Quindi sarebbe un peccato, però, e in più ci metto pure il fatto che per il governo sarebbe un costo, un conto è 3.800 euro, un conto è pagare 800 euro per tutti i calciatori, e anche i calciatori stessi hanno famiglie, hanno mutui, hanno spese, insomma 800 euro per molti non riescono nemmeno a arrivare a fine mese, quindi sarà un grosso problema, sperando che poi, a meno che a gennaio non si riesca a ripartire in qualche modo, ma e finisco, ma il 6 dicembre che cosa volete che cambia? È evidente che il processo governativo è quello sempre che sta a limitare. Da domani pure l'Abruzzo entra in zona arancione, la Campania va in zona rossa, le altre non è che migliorano, stanno tutte peggiorando. Quindi il 6 dicembre cosa cambierà rispetto ad oggi? Sarà pure peggiorata forse la situazione, Peppe? No, ma nell'immediato peggiorerà, ma i miglioramenti delle restrizioni bisogna vederli fra 2 settimane e 20 giorni, non è che si può pretendere che i numeri calino dall'oggi al domani. Bisogna che il contagio zero non arriverà. No, assolutamente no, purtroppo no. Torniamo un attimo in studio, ragazzi. Questa prima passata è stata davvero bella, intensa e piena di spunti e contenuti. Io direi di fare così, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo e continuiamo un attimo ad affrontare anche tanti altri aspetti. E perché no, proviamo a parlare anche un po' di calcio, visto che gli addetti ai lavori sono tutti abbastanza preparati, soprattutto del mestiere. State con noi, a tra poco. Seconda parte del lunedì di A Tutto Calcio, avevamo iniziato un po' la puntata analizzando il momento, quindi tutte le problematiche Covid, tutti gli scenari che si aprono nel mondo del calcio anche alla luce delle imminenti notizie che sono giunte in tarda serata, ovvero che l'Abruzzo è diventata regione tra virgolette arancione, quindi sottoposta a ulteriori e più stringenti restrizioni sotto il profilo appunto dei comportamenti e delle regole da osservare. Adesso mi piacerebbe un attimo parlare anche di calcio vero e proprio, più che altro perché comunque me lo consentono e mi solletica ciò la presenza, la qualità, la caratura degli ospiti che abbiamo questa sera in studio. Io vorrei un attimo partire però con Pierluigi Trombetta rifacendomi un po' ad un articolo che quantomeno da lui scritto sul nostro portale www.tuttocalcio.tv, un articolo che quantomeno è una piccola luce nel buio attuale, un articolo che parla di INPS e quindi dell'equiparabilità dei calciatori a soggetti INPS. Questo sotto il profilo previdenziale per uno sportivo è una sorta di segnale importante, insomma, ha dello storico, davvero abbastanza può diventare un punto di riferimento per quella che potrebbe essere la considerazione del calciatore da adesso in poi. Assolutamente sì, io rubo giusto 10 secondi Pasquale per ritornare un po' al discorso che facevamo prima, no? Riguardo al fatto che secondo me non si capiva realmente se la Serie D si sospendeva oppure no, semplicemente perché comunque ci sono dei recuperi, cioè si è deciso di sospendere il campionato ma c'erano dei recuperi e in realtà non si gioca teoricamente per evitare ulteriori contagi, quindi l'avevo visto un po' come una sorta di controsenso. Per quello che riguarda il discorso del contratto IMSS, sì, come hai detto tu, secondo me è una svolta storica, nel senso che comunque ci sarà sicuramente un riconoscimento ai giocatori, però ovviamente bisogna anche capire bene questa situazione, perché è un conto comunque che questo discorso possa espandersi in un contesto di Serie D, come insomma si è detto anche in precedenza, si parla comunque di professionisti, anche di giocatori che con serie dilettanti ma sono professionisti a tutti gli effetti, magari farlo nelle categorie inferiori diventa un po' più insidioso. È chiaro che sarebbe, ripeto, un giusto riconoscimento per tutti gli addetti ai lavori, per non solamente i giocatori ma per i dirigenti, per gli allenatori, per tutto il mondo del calcio. È chiaro che poi bisognerà vedere se in che modo sarà sostenibile.
paradossalmente può essere considerato così un po' come il discorso dei protocolli, nel senso che poi bisogna vedere se in quali categorie, in quale società riusciranno insomma a contenere costi, non dico simili alla Serie C, però dove comunque devi ci sono dei contratti poi, no? Quindi comunque non puoi sgarrare e quindi insomma la situazione diventerebbe piuttosto interessante. Bisogna vedere, ecco, quali saranno le evoluzioni e quali modifiche magari inseriranno il ministro Spadafora e il premier Conte a riguardo. C'è ancora da chiarire, perché ho ancora qualche dubbio, però insomma ci sono dei pregi e difetti, diciamo. Mario, sì. Può essere una notizia importante questa della possibilità di un contratto IMSS anche per i dilettanti, secondo te? Io credo che sia una cosa importante per una tutela anche nostra, perché giustamente un giocatore di Serie D è penalizzato, quindi se applicano questa funzione come nei professionisti sarebbe una cosa importante. Ci racconti come sei arrivato a Castelnuovo quest'anno? Tu che hai girato un po' tutta l'Italia, sei nato a Trapani, sei vissuto a Siena gran parte della tua vita, hai girato, provo a ricordare qualche squadra, i Molese, nelle Marche pure, San Benedetto, Castelnuovo, insomma, tante 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 squadre, ne ho dimenticate sicuramente tantissime. Raccontaci un po'. Ma guarda, a Castelnuovo sono capitato, viene da ridere, perché stavo firmando a Monte Giorgio, ho fatto tra virgolette una cosa brutta, perché dovevo andare a Monte Giorgio, il direttore, avevo già parlato con lui, che c'ero già stato l'anno scorso, e ho preso un caffè, siccome sono amico con Loviso, col direttore, mi ha chiamato Cicchi, e due giorni prima mi ha chiamato e ci siamo messi a tavolino e mi ha sistemato su alcuni punti dove il Monte Giorgio un po' era indietro. Vecchia volpe Cicchi comunque. Ma è vero, ma è vero che ti faceva la corte pure Schiraldi? Ma ancora. Siamo sentiti. Vabbè, ma sono finito a Castelnuovo e sono... Direttore, dica la verità in merito. Vabbè, ma Mario Titone è stato ed è un giocatore tra i più forti dell'intero panorama di Serie D, insomma, uno dei giocatori che sposta gli equilibri, giocatore importante, giocatore forte, giocatore di grande personalità, secondo me. È una rosa ristretta in Serie D con i giocatori che spostano. Mario, secondo me, ha fatto una scelta pure, credo, molto legata alla famiglia. Ormai penso che vivrà lì pure nel post carriera, e quindi credo che abbia fatto una scelta diversa, non economica, perché credo, con tutto il rispetto per la società dove sta, che è un'ottima squadra, ho visto un paio di partite sul web, mi hanno impressionato, proprio che Mario abbia fatto una scelta di vita, no? Quindi penso di non sbagliarmi, credo. Pasquale, posso fare una domanda al direttore, a sì. Schiratti? E poi Trombetta, vorrei che tu facessi una domanda al direttore Masciangelo. Come no, volentierissimo. Vai Francesco. Allora, direttore, qualora venisse approvata insomma questa tutela previdenziale per i calciatori di Serie D, in sede di trattativa di mercato, una società potrebbe dire: il calciatore prende 20.000 euro, facciamo un esempio, a me me ne costa 43, dobbiamo limare sull'ingaggio. Questo sicuramente sarà il primo ostacolo che voi troverete. Allora, io credo già che una norma che vada ad inserire i contributi previdenziali per i ragazzi sia già una norma da applaudire, perché i ragazzi poi avranno un post carriera, spero per molti luminoso, però sappiamo pure già i calciatori di Serie A, Serie B abbiamo post carriera difficoltosi. Figuriamoci chi ha guadagnato cifre con meno zeri rispetto a loro, quindi secondo me è una norma da applaudire. Sul discorso poi dell'eventuale contrattazione, sul discorso netto, lordo, mi chiedi tu, beh, sicuramente incide il fatto che se il giocatore vuole ovviamente una cifra, alla società costa il lordo, come nei professionisti, quindi sicuramente inciderà sicuramente, però bisogna ancora aspettare insomma che sta norma vada in esecuzione. Però credo che una norma che tutela come questa qui, credo che sia una norma importante, insomma. Fino all'anno scorso tanti calciatori preferivano giocare in Serie D magari a 50.000 euro piuttosto che a 30.000 in C. Allora, ti devo un attimo controbattere, perché
In teoria il contratto di D prevede nel momento massimale 30.000 lordi. L'unica possibilità di andare ad inserire un contratto un po' più è fare magari la biennalità, inserendo magari rimborsi chilometrici che sono previsti agli accordi collettivi. Quindi D, ti ripeto, anche col fatto che adesso c'è la biennalità, le cose sono un po' cambiate, no? Quindi, anche se poi ragazzi, fino adesso non vedo giocatori che vanno a... Secondo me più quello della biennalità è più un problema delle squadre che per un beneficio per i calciatori. Perché quest'anno abbiamo assistito ai primi casi di giocatori che praticamente hanno preso la libera uscita per liberarsi dai club. Quindi, secondo me, ti ripeto, la tutela c'è e ben venga. Il problema è come far ripartire la D in che modo. A mio avviso il numero di squadre è elevatissimo e questo comporta ogni anno poi tanti calciatori che non vengono, vedono corrisposti gli emolumenti. Viene penalizzata la qualità, secondo lei, direttore? La qualità? Beh, sì. Se c'è troppa dispersione la qualità è sempre penalizzata, a mio avviso. Secondo me se andiamo a restringere i club la qualità si alza. Come secondo me anche la norma sugli under andrebbe rivista, insomma. Direttore Masciangelo, a proposito della norma sugli under, la sua idea? Lei che viene da un percorso... Sì, ma sono d'accordo con Giuseppe, perché si alza anche la qualità delle società, perché vanno a scomparire anche società che arrivano a novembre e poi non sono in grado di andare avanti o vanno avanti a modo loro. Quindi secondo me la modifica, sono troppe squadre e si va a alzare la qualità sia tecnica ma anche societaria. Dal punto di vista dell'INPS è un'ottima cosa, il giocatore è tutelato, anche la società, e dal punto di vista che diceva Francesco, anche gli ingaggi lì andranno sicuramente a limarsi in automatico, perché il giocatore chiaramente preferisce rinunciare anche a qualcosa, ma viene tutelato sui 12 mesi l'anno come professionisti, quindi secondo me non guarda tanto la cifra, ma guarda il suo futuro. Direttore Masciangelo, una domanda mia personale. Al di là di tutto, diciamo, il problema che stiamo vivendo, tutta questa situazione abbastanza confusionaria, dovesse dare un giudizio, un'impressione su questa prima parte di campionato della Vastese? Soddisfatti? Si poteva fare di più? Siete ancora una squadra da dover assemblare, da dover perfezionare? Ah, per quello come siamo partiti, non ci dimentichiamo che noi, prima, appena tornati al ritiro, c'è stata la risoluzione con Agovino, quindi abbiamo dovuto ricorrere subito al cambio tecnico, quindi il ritiro l'abbiamo fatto con un allenatore e poi abbiamo proseguito con Silva. Considerando il tutto siamo molto soddisfatti, era una squadra che comunque stava venendo fuori. Il peccato è che si è interrotto proprio dopo la buona vittoria con il Pineto, una squadra che comunque stavamo andando in forma, e quindi ci si è interrotto tutto un certo tipo di lavoro, sia fisico sia tattico. Perché comunque la squadra stava facendo quello che l'allenatore gli chiedeva, e quindi è stato sicuramente una nota negativa l'interruzione. Pierluigi e Marco per Masciangelo e Titone. Allora, direttore, quello che ti volevo chiedere io era questo. Diciamo che prima di questo venivi da un'esperienza, diciamo, non entusiasmante con il Chieti. Mm-hmm. Adesso, insomma, stai lavorando bene a Vasto. La differenza qual è? Il fatto che comunque a Vasto sei affiancato da una figura importante, un'altra vecchia volpe, un po' come Cicchi, che è il DS d'Ottavio, oppure c'erano state altre difficoltà in quel di Chieti rispetto a Vasto? Allora, a Vasto già c'ero stato prima di Chieti, sì, sicuramente avevo lavorato anche dopo l'esonero di Ruffini da solo, e poi con la società decidemmo di riprendere De Filippis per quanto riguarda il primo anno, e quest'anno sicuramente sono la società, la parte sia anche tecnica, con D'Ottavio maggiore esperienza, professionalità, quindi una persona sicuramente da cui so imparare. Su Chieti preferirei non parlare, però devo tutelare anche un po' quella che è la mia figura, il mio percorso, perché comunque sono una persona che di questo mondo vorrebbe riuscire, e quindi tutte le avventure che ho fatto, ormai sono 10 anni che cerco di lavorare professionalmente. Su Chieti dico semplicemente che all'inizio sono stato chiaro con la società, sono andato a ricoprire il ruolo di direttore generale, la società non aveva intenzione di prendere il direttore sportivo,
alla scelta dell'allenatore io sono stato chiaro con loro che sulla parte tecnica, se non veniva scelto, e posso anche semplicemente dire il nome perché potete chiedere anche a lui, Gianluca Colavitto, non mi sarei occupato della parte tecnica. E quindi da lì è proseguito il mio lavoro solo da direttore generale, dove mi sono occupato dell'organizzazione societaria, una società che non aveva stadio, che non aveva campi di allenamento, che non aveva organizzazione, struttura, fisioterapisti, magazzinieri. E quindi il mio lavoro vado a testa alta perché è stato svolto sicuramente con la massima professionalità per quelle che erano le risorse. Più volte sulla parte tecnica dai delle idee anche sulla struttura, però poi a decidere sono i patron e i presidenti. Che poi Marco, scusami, Pasquale, scusa, il Chieti ha preso per 10 anni adesso la gestione del campo di Sant'Anna, quindi una bella notizia per... Sì, ma quella già era in atto quando noi ci siamo allenati lì e avevamo già fatto questo semi-accordo per un anno che poi poteva diventare 10, ma anche lì, ritornando poi a tutto il discorso che facciamo, una società se parla di poter investire, prende 10 anni in gestione il Chieti, deve dimostrare di poter fare il sintetico, dove c'è già una struttura basilare, quindi devi solo intervenire cambiando il manto che è consumato. E allora sì che lì vuoi parlare di società che vuole crescere. Mario è a Castelnuovo, penso che io ho lavorato a Teramo 2 anni, tra cui un anno sono stato col direttore Capaldi, da cui ho imparato tantissime cose. È una società che prima di andare a prendere il giocatore, l'allenatore e tutto quello, sta lavorando a 360 gradi per crescere, per poter magari arrivare un giorno a fare qualcosa. Su Chieti io avevo posto queste basi, ma... Sono finite lì dopo un paio di giorni. Scusate. Direttore, mi inserisco io. Alla luce di queste sue considerazioni, forse adesso è un po' più chiaro il perché di una stagione abbastanza tumultuosa come quella dello scorso anno. Una società che era arrivata a tesserare, se non sbaglio, circa 40 giocatori, però arrancava nelle zone più calde della classifica. Una società ci vogliono le figure, vengono rispettate, ci vogliono le figure professionali. Potete chiedere a tutti i procuratori se mai hanno ricevuto una mia telefonata da parte di direttore del Chieti. Quindi... Vai. Purtroppo nella mia esperienza, ho fatto tanti anni, ho imparato subito, sono stato chiaro il primo giorno, quindi ripeto, fortunatamente sono entrato da qualche giorno a fare il corso da direttore a Coverciano, dei professionisti, quindi io le idee le ho ben chiare. Molte volte incontri le persone sbagliate, però io vado avanti e del mio bagaglio sicuramente porto delle cose negative, ma che per il mio percorso sicuramente sono positive. Marco Masciangelo, no, volevo... e Titone per te. Ah, scusate. No, Marco, scusa. Sia il direttore Masciangelo, tuo vicino di casa, che Titone per te. Tu che sei a Francavilla, lui che sì, è stato sì. Anche nel Francavilla. Sì, sì, no, vabbè, mi voglio riagganciare a quello che ha detto, vado prima dal direttore per questioni, diciamo così, di superiorità tecnica nelle professioni. Ecco, no, volevo chiedere al direttore se non è grave. Secondo me è molto grave quello che è successo lo scorso anno, insomma, due anni fa a Chieti. Insomma, una società che sì, vince un campionato, ma avendo tanti 1001 problemi. E non dimentichiamoci che Chieti è un capoluogo, una città importante dell'Abruzzo. È possibile che non ci sia uno stadio degno di tal nome, non ci sia una struttura dove potersi allenare, non ci sia nulla di progettuale in una città che è capoluogo di provincia? Secondo me è molto grave. Sì, questo è molto grave e ti ripeto, poi non c'è legame sia tra la città e chi vuole fare sport, però poi è ancora più grave. Noi siamo stati abbandonati di tutto, l'unico pregio che abbiamo avuto è che in prima persona anche col presidente Mergiotti abbiamo trovato le porte aperte nei dintorni e quindi ci siamo potuti allenare a costi gratuiti, e questo va sottolineato perché i campi che abbiamo trovato li abbiamo trovati sempre a costo gratuito. Le gare da noi sviluppate la domenica, e ringrazio ancora la signorilità del dottor Brocco, a Pineto, quasi a costo gratuito, se non per i costi di gestione utilizzare. Questo chiaramente è una società, è un faddaggio. Da parte dell'amministrazione di tutta la città di Chieti sicuramente siamo stati
tra parentesi, abbandonati. Però, nonostante questo, ripeto, la parte societaria era riuscita a superare tutte le difficoltà. Noi a dicembre abbiamo fatto un accordo col nuovo campo di Tollo di ultima generazione appena fatto, quindi a nostra disposizione per poter fare gli allenamenti. Quindi da un lato eravamo sicuramente cresciuti anche a livello di organizzazione, dall'altro c'è stata solo tanta confusione. È un peccato, perché Chieti meriterebbe tanto, sia come piazza, anche come recezione di calcio. C'è molte persone che vivono di calcio, sono competenti, però purtroppo per fare calcio ci vuole organizzazione, ci vuole mentalità, ci vuole lavoro, e non tutti io hanno questa pazienza. Scusi se interrompo, io penso anche che bisogna avere la vicinanza delle istituzioni locali, perché io non, cioè io parlo per esempio di Teramo, che è una piazza che conosco bene essendo teramano. Iachini ha fatto il diavolo a quattro per avere la gestione dello stadio e ha avuto una giunta che lo sta cercando di aiutare. Stessa cosa per il campo di allenamento, parlo ovviamente per Teramo perché è la realtà che conosco meglio. Cioè, io spero che questo nuovo sindaco che ha preso Chieti, che adesso appunto è stato eletto a Chieti, sia più vicino alla società del Chieti. Ma guarda, compongono, su questo ti do un voto positivo, perché nella nuova giunta di Chieti ci sono due persone con cui io personalmente avevo intavolato un discorso, poi interrotto per quello che penso avete capito, che sono De Cesari, imprenditore De Cesari, e Pantalone, che sono giovani imprenditori e intraprendenti, e sicuramente per il calcio di Chieti proveranno a fare qualcosa anche per le strutture. No, me lo auguro di cuore, perché insomma da Chieti sono partiti tanti giocatori importanti nella storia del professionismo, quindi sarebbe un peccato. E poi niente, per il bomber Titone, la sua carriera è stata, diciamo così, in piazze importanti come l'ha già anticipato Pasquale: Siena, il Sassuolo pre-Serie A, diciamo così, perché se non ricordo male nel 2010 lui era a Sassuolo, insomma, e quindi ha avuto delle belle esperienze al curriculum. Volevo chiedere, insomma, di solito giocatori abituati a certe determinate platee, poi quando vanno a giocare nelle cosiddette province fanno un po' fatica, perché forse si sentono arrivati e non si sentono più di dimostrare niente. E il tuo impatto con questa nuova realtà di Castelnuovo, una realtà che alcuni definiscono un po' il nuovo San Nicolò di qualche anno fa, il San Nicolò che fa la famosa scalata, che poi arrivò in Serie D, definisco con una nuova società emergente del calcio teramano. Ma guarda, ho trovato una società veramente organizzata, delle persone serie, a partire dal direttore Capaldi, a partire dal preparatore atletico. Quindi ci sono le basi per poter fare qualcosa di importante. Quindi sono contento della scelta per adesso che ho fatto e spero di poter gioire con questa maglia. Mario, senti, oggi diciamo che quest'estate sei stato un po' il protagonista, no, di questo mercato. Cioè, io ti ho visto praticamente che eri accostato a qualsiasi squadra. Hai detto tu il Monte Giorgio, l'Ancona, il Giulianova. Come mai, insomma, tutti ti volevano? E poi alla fine hai deciso, insomma, di accettare questo progetto come il Castelnuovo. E più che altro come stai tu, ora come ora? Perché sono forte, mi voglio. No, sto scherzando. Vabbè, è vero che sei forte. Oh. Questo deve dirlo solo Schiraldi. Scherzando. Assoluto, assoluto. Pasquale, posso fare una domanda a Masciangelo? Un attimo. Prima risponde Titone, no? Non ascolta, Scamone. Ermetico Titone, ermetico proprio. Eppure, Pierluigi. Tutti mi volevano e nessuno si faceva avanti, quindi ho aspettato e poi alla fine, come ti ho detto, è arrivato la vecchia volpe, direttore Claudio Cicchi, e Pierluigi, ma ora come arrivo nel tridente che c'è D'Egidio, Di Ruocco e Sbarbati, tu riusciresti a togliere il posto a uno di questi? Posso anche non giocare, se vanno forte così posso anche non giocare. Non so, dai, scherzando. Credo che ho un gruppo certo, ho trovato delle persone molto in gamba a livello sia con un allenatore che si mette a disposizione la squadra, e posso essere che solo che un valore aggiunto in questa squadra, quindi
con la mia abilità, con il mio posso dare qualcosa in più a te. Ho voglia. Mario, ma è vero che ti ispiri? Tanta gente dice che non sono più quello di prima e voglio smentire queste chiacchiere di tante persone che fanno solo bar, capito? Perché la gente parla perché c'ha la bocca. Quindi voglio... Capito, capito. Mario, ma è vero che ti ispira a Roberto Baggio? No. Baggio no. Come? Mi piace. Beh, è il tuo giocatore preferito, no, giusto? Mi ispiro a me stesso. Ma Baggio è dura, mi piace. Magari avrei qualcosa di Baggio. Beh dai, il piede, bene o male, non è male, su. Mo, non fare il modesto. Tutti ti vogliono perché ti vogliono. Non perché... Sì, tante fanciulle ti vorranno nei loro sogni, ma insomma, gli uomini di calcio ti vogliono perché hai dei piedi sei un calciatore dei piedi buoni. Ah, perché alla fine, dai, in questa categoria... Ho vinto 3 campionati, sono un giocatore con che non ho paura di niente, come diceva prima Peppe, è un giocatore con personalità, un giocatore che ci mette la faccia, un giocatore che rompe gli equilibri, quindi però fa gola, come dico, sì, fa piacere che la gente mi vuole, però non volevo giocare in queste categorie, quindi forse anche colpa mia. Da grande che cosa vuoi fare? Questo non lo so, però mi piacerebbe fare il direttore, quindi... Beh, stasera hai 2 direttori, niente male, eh. Quindi... No, uno, Giuseppe. Però non lo so, vediamo. No. Io, scusate, volevo... posso? Prego, direttore, prego. Io chiamo direttore perché, insomma, secondo me anche voi avete un ruolo di comando e di gestione, solo per quello, non... No, rispetto ai direttori un pelino meno. No, volevo riallacciarmi alle cose che ha detto Masciangelo, e come sempre poi io mi trovo bene con chi gli funziona il cervello, no? A prescindere di chi è, mi dispiace, perché lì, lui non lo sapete, ma io sono nonna abruzzese, quindi che non c'è più, quindi ecco perché sono legato un po' all'Abruzzo. Se no l'avremmo mai chiamata. Come tanti romani. No, tornando al discorso dell'aspetto delle istituzioni, vi faccio un esempio: la Cinzia Albalonga quest'anno ha fatto sempre ottimi campionati, ha fatto la fusione perché ha un campo di allenamento in sintetica d'ultima generazione con clubhouse e tutto quello che concerne, campo in erba dove giocano le giovanili e a volte si allena una squadra, e stadio a Genzano, cioè c'ha 3 campi, cioè tutti in convenzione, tutti, cioè. E quello che dice Masciangelo è corretto: in alcune piazze, se le istituzioni non si avvicinano alle società, diventa difficile fare calcio e investire, no? Quindi è complesso. Tornando al discorso Evasto, volevo fare 2 domande. La prima, mi ha colpito molto, diciamo, ecco, le dimissioni, non so, quelle di Agovino, che era pure un ottimo tecnico, quindi la dinamica mi è parsa poco chiara. E la seconda, un giocatore come Stivaletta, che secondo me è un giocatore forte, che forse giocatore di grande piede, di grande strappo, come mai è andato in Sardegna, visto che a Basto mi sembrava un po' una bandiera, no? Quindi queste erano le domande che volevo fare. Giraldi giornalista, Pasquale. No, vabbè, su Agovino c'è stata una scelta da ambe le parti, nel senso che lui... voleva subito, diciamo, a livello sia tecnico, soprattutto tecnico, cercare di fare una squadra molto molto importante, e quindi tornati al ritiro ci siamo confrontati, mentre la società comunque, certo, vuole fare bene, ma vuole costruire qualcosa con una rosa fatta anche di ragazzi poco conosciuti, passatemi sto termine. Non era convinto già dall'inizio, però, direttore Agovino, cioè già inizialmente era un po' titubante, no? Guarda, sono d'accordo che è un grande allenatore, titubante, perché secondo me lui ha associato sicuramente Basto per venire e provare a vincere il campionato, e la società da ambele parti non era pronta a fare questo, sono chiaro, quindi da persone molto civili, molto serie, ci siamo guardati, ci siamo lasciati in ottimi rapporti. E la stima è ancora più tanta perché il problema molte volte si porta avanti e poi ce l'hai al campionato in corso e devi andare incontro a un esonero, va via dicendo. Quindi lui
è stato sicuramente una persona leale perché voleva altro, noi non siamo stati in grado e quindi le parti c'è stata lealtà, sincerità, una stretta di mano e gli auguro tanta fortuna perché è un allenatore preparato. È tornato a Giuliano, mi pare, no? Sì, qualche settimana fa. E la scelta perché è ricaduta su Silva? Forse perché conosceva già la piazza? No, perché conosceva già D'Ottavio, ci aveva lavorato, lo conosceva bene, ci siamo trovati a questo fulmine sereno e non abbiamo contattato nessun allenatore perché c'era stato, aveva fatto bene e quindi la società ha deciso di richiamarlo per continuare un determinato lavoro e infatti non abbiamo parlato assolutamente con nessun tipo di allenatore, l'abbiamo chiamato, è venuto al campo e abbiamo trovato l'accordo. Ma la domanda è proprio quella, Andrea, perché non è stato confermato subito? Perché è dovuto andare in ballottaggio con Agovino e a vincere fu Agovino? Cioè perché non poteva essere confermato già da subito? Perché la risposta va anche un po' sulla domanda che Giuseppe mi faceva su Stivaletta. A Vasso si è partito leggermente in ritardo perché la società ci sono stati degli ingressi di persone come Maurizio Sabelli, Luigi Salvatorelli come vicepresidente e quindi quando la compagine societaria va a integrarsi con degli imprenditori, con delle persone, cambiano un po' le metodologie e anche le scelte, quindi su Stivaletta c'è stato anche un ritardo da questo, il giocatore ha preferito accettare subito la proposta del Carbonia, ma rimane un grande giocatore, molto legato a Vasto e chissà mai in futuro se potrà tornare a Vasto. E su Agovino è scelta perché la società, in particolare sia D'Ottavio, comunque, ma tutti, perché comunque era un allenatore preparato e avevamo deciso di cambiare. Sicuramente non avevamo sbagliato e che tra le parti uno voleva le cose subito e l'altro voleva fare le cose anche in virtù di questa purtroppo pandemia, quindi volevamo andare un attimino cauti. Chiedo scusa, una domanda al direttore Masciangelo se posso. Prima detto che la società della Vastese non è pronta per un campionato di vertice. Come mai una realtà come Vasto di più di 40.000 abitanti non è pronta per fare il grande salto? Cos'è che non sta funzionando in questo momento? In questo momento, ma come 2 anni fa e come il discorso che abbiamo fatto prima, le strutture. Perché per vincere i campionati devi avere le strutture per poterti allenare. Giuseppe ha avuto un giocatore che gli poteva raccontare. Noi ci alleniamo ancora a un campo che dividiamo col settore giovanile in sintetico, che dividiamo con altre squadre. L'Aragona ha bisogno di alcune modifiche, quindi oggi se noi facciamo un progetto per una squadra e vincere il campionato e poi non hai lo stadio, non hai il campo allenarti, non hai la struttura, non ha senso. Allora, noi vogliamo sicuramente... Vasto merita una squadra importante. Vasto ci sono tre campi. I campi, c'è un campo solo sintetico dove ci alleniamo. Adesso è pronto tra qualche giorno, penso che c'è il collado, quello di Vasto Marina, che però comunque in gestione alla Bacica Lupo Vasto Marina. Quindi comunque grandi strutture non ce ne sono. La società si sta muovendo su un campo in terra dove a breve i salesiani c'è un'idea di fare un progetto di un centro sportivo. Quest'anno, a fine anno, legando anche alle federazioni, Marco, si vota anche a Vasto e quindi per cercare di poter... Sarete prigionieri anche voi di promesse. Ma oggi, per quello che viviamo, quale imprenditore tende di fare una squadra importante e poi mancano tutti questi presupposti? Cioè c'è bisogno di compattezze per raggiungere un obiettivo, devono essere tante componenti. Io mi permetto di dire a Mario che ha fatto la scelta giusta perché Castelnuovo, conosco il presidente, conosco le persone e secondo me lì si sta iniziando a porre le basi. Allora lì si vede subito, per il resto in queste grandi città c'è bisogno di tanti punti messi insieme. Direttore Schiraldi, sì. Da quanto tempo è che fa l'agente FIFA? Dal 2012. Un po' di tempo è passato, come è cambiato il calcio da quando ha cominciato ad adesso, Covid ovviamente permettendo? Ma credo che diciamo le evoluzioni sono state molteplici, nel senso che c'è stata pure una fase in cui magari la parola c'aveva il suo valore, l'impegno c'aveva il suo valore e c'erano anche degli accordi di massima senza tutte queste formalità. Diciamo che oggi come oggi invece le cose sono un po' cambiate, vuoi per colpa
anche di noi addetti ai lavori, non voglio estraniarmi perché sarebbe troppo semplice. Diciamo che in questo ambito si è proliferato con tante figure e mezze figure. Adesso con il regolamento nuovo degli agenti sportivi CONI si è ridotto molto questo ruolo nei numeri. In D però c'è una bella fascia grigia in cui si barcamenano più o meno un po' tutti, dagli ex giocatori, addirittura allenatori che magari senza squadra, che si fungono, si prestano da procuratori, gli ex direttori che fanno da consulenti, è un delirio. Diciamo oggi come oggi non è semplice, e soprattutto nei periodi di crisi economica, come si dice a Roma, si dice l'occasione fa l'uomo ladro e non finisco, se no c'è una parolaccia da dire. Quindi diciamo che si buttano tutti sull'osso per sgranocchiarlo. Diciamo che oggi come oggi credo che si vada verso sempre più una specificità, una competenza, una professionalità. Oggi come oggi un calciatore, a meno che non ha delle competenze o degli studi che ha fatto per approfondire meglio l'aspetto contrattuale, oggi affidarsi a dei professionisti, affidarsi a chi conosce le dinamiche, no? Non solo contrattuale, le dinamiche sono anche calcistiche, no? Con tutto rispetto per Masciangelo, che è un amico e lo ringrazio dell'esperienza a Basto, il giocatore di cui parlava era Pietro Del Duca, e se mai si è chiamato per Chieti non avrei mai mandato un giocatore a Chieti, come quest'anno non avrei mai mandato alcuni giocatori in alcune società di cui non faccio il nome. Invece tante volte i giocatori vengono riportati, magari richiamati, si fanno un po' prendere un po'... Falli due nomi, Peppe! Ma c'è Mario che insomma credo che di false promesse ogni estate ne ascolterà centinaia, poi è troppo esperto e troppo capace per selezionare o filtrare le chiamate che gli arrivano. Però se ci fosse più serietà agli addetti ai lavori da tante società, le cose andrebbero meglio per tutti e tanti ragazzi non ci rimetterebbero tante mesate a fine mese, a fine anno, scusate. Direttore, nel mondo del calcio, quando si parla di problemi, di crisi e di scenari tetri, si tira sempre, insomma, si punta sempre il dito sui procuratori, perché si dice sempre che i procuratori sono il male del calcio. Come si sente lei di controbattere a questo luogo comune oramai? Sì. Guarda, ecco, così visto che Trombetta è così contento, ne fa qualche polemica, gliela faccio. Allora, quello dei procuratori è l'alibi degli scemi. È l'alibi degli scemi, l'alibi dei cacciatori che non arrivano e danno la colpa ai procuratori, che è una delle assurdità che sento nel calcio. Ed è l'alibi, secondo me, di tanti che non capiscono queste dinamiche, perché ragazzi... I procuratori, cioè, tutti i lavori ci sono, ragazzi, il mondo è diviso dalle brave persone alle persone meno brave. Ci sono procuratori bravi e quelli meno bravi, ma ci sono anche i calciatori, serie professionali e altri che sono poco corretti con le società. Quindi il mondo si divide fra bravi e calciatori. Dire che tutti i procuratori sono tutti ladri è come quello che si dice... altre generalizzazioni che secondo me non danno ragione né alle persone che ne parlano in questo tempo, né alla categoria che in questo momento rappresento. Secondo me è una questione di etica professionale, è questione di dignità personale, è questione di onestà personale. Credo che sia legato alla persona, non alla figura che rappresento. Secondo me non è questo il problema del calcio. Il calcio ha bisogno di essere rinnovato sotto tanti punti di vista. In Italia i problemi non sono i procuratori, in Italia i problemi sono le strutture, in Italia i problemi sono le istituzioni che non riescono. Pensate allo stadio della Roma, che è 10 anni che stiamo andando avanti con la storia Moriato Friedkin, non cambierà nulla. Quindi sono altri i problemi importanti, che poi a livello globale i procuratori vanno calmierati. C'è una riforma, adesso non so se vi è scappata, entrerà a marzo-aprile, una riforma FIFA, in cui praticamente ci sarà un tetto sia alle mediazioni che al tetto degli ingaggi dei calciatori. 3% per i calciatori, esclusi bonus, e 10% per le intermediazioni. Quindi la FIFA, l'UEFA si stanno muovendo. Nel nostro piccolo, secondo me, non c'è gente che specula, c'è gente più capace e meno capace. Io ho sempre anteposto l'interesse del calciatore al mio, quindi
sicuramente Masciangelo ne è presente qui, quindi può confermare, insomma, io non ho mai chiesto né commissioni né chissà quali cifre. Sono sempre stato molto verso le società contenendo i costi, perché oggi come oggi, se la società la zavoriamo con i costi, rischiamo di farla saltare, quindi conviene anche a noi tenerla in piedi, no? Facendo la nostra parte e essendo pagati il giusto. Diciamo la cosa è certa, chi lavora va pagato, ragazzi. Se uno si mette in macchina all'estate come me, fa migliaia e migliaia di chilometri, è ovvio che deve essere pure, come si dice, come in termini governativi, ristorato delle spese. Diciamo che poi quando ci sono società che vogliono spendere tanto, i procuratori sono sempre tantissimi, insomma, perché è sempre più facile anche improvvisarsi. Il ruolo del calciatore, scusa, ti dico, le società che sanno fare calcio, quei direttori bravi non hanno bisogno, hanno sì bisogno dell'amico procuratore, ma un direttore bravo la scuola ce l'ha nella testa. Se poi Mario Titone assisteva da Schiraldi, si accompagnava da Schiraldi, ma i direttori bravi sanno lavorare bene. Sono le società che, guardate, sono le società senza idee e senza competenze che si affidano ai procuratori, perché le società, quei direttori bravi come Masciangelo o come era all'epoca Alessandro Battisti all'Aquila o altri, non hanno bisogno dei procuratori. Cioè, i procuratori intervengono massimamente quando le società sono incompetenti. Pierluigi Pasquale. Vai. C'era Scamora che aveva bisogno di fare una domanda. Vai Francesco. Tenetemi sveglio Mario Titone, però, tenetemelo concentrato Mario Titone. No, ha risposto il direttore. La domanda mia era quella che dove ha risposto il direttore. Tranquillo. Grazie. Vabbè, falle un'altra. No, vai. Forza ragazzi, non vi prendete per i capelli voi che ce l'avete. No Peppe, io volevo farti questa domanda, visto che comunque tu lavori anche, non so adesso in realtà, però comunque spesso hai lavorato molto anche in Abruzzo, l'esperienza quella all'Aquila come è stata, visto che comunque eri uno dei procuratori che, diciamo così, stava maggiormente impegnato, no? Guarda, l'esperienza all'Aquila è stata straordinaria, perché purtroppo per i problemi all'epoca società l'ho visto. Quindi rimanendo diversi giorni all'Aquila quando c'erano le problematiche con i ragazzi, dando una sorta di mano, perché a dicembre poi era allenatore, era Battistini, e cercammo di dare una mano in una situazione per portare quantomeno la squadra in porto, tant'è che la squadra si salvò a fine anno. Poi ci fu, se non sbaglio, la gestione a Gianluca Ius che portò poi alla chiusura definitiva e al fallimento. Però io credo di aver conosciuto persone straordinarie, Maurizio Ianni che saluto, Fabio Aureli che adesso sta facendo un percorso virtuoso a Monza, l'avvocato Ranucci che al netto poi delle sue sfumature caratteriali, però insomma tante brave persone, come tanti amici da Stefano Tascoli, Daniela Rosone che all'epoca era l'addetto stampa, non mi ricordo. Ho conosciuto tante brave persone, poi ripeto, avendo dei natali da parte di nonna Bruzzetti, quindi sono sempre venuto con piacere dalle vostre parti. Colgo l'occasione a fare gli auguri alla Guida Calcio, con la pronta risalita del calcio in conta. Dopo la pandemia sembra bloccata una squadra che stava andando alla grande, quindi auguro al mister Cappellacci, a tutta la società, soprattutto ai tifosi, che è il vero azionariato popolare in Italia, lo fa solo la Guida Calcio in eccellenza. A proposito di quella calcio, per Luigi, sì, notizia sul centro di oggi che, insomma, Steri quasi in uscita dalla società rossoblù. Allora, la situazione per quello che riguarda Steri è questa. Pare che comunque sia stato deciso, insomma, con grossa probabilità il centrocampista sardo dovrebbe partire. Pare che la società ha parlato con il giocatore chiedendo appunto di capire quale potrebbe essere la sua prossima apparizione. Insomma, nel mercato di dicembre dovrebbe partire quasi sicuramente. È un vero peccato, perché comunque si parlava del ritorno del capitano, proprio dell'Aquila che stava parlando Schiraldi, cioè dell'Aquila che contro tutti e tutti riuscì ad arrivare ai playoff con tutte quelle difficoltà. E secondo me, insomma, era un giocatore che per me resterà importante e che sarebbe stato importante anche qui all'Aquila. Evidentemente aveva la sua idea di gioco forse non si addiceva bene a quella di Cappellacci, perché evidentemente forse
questo è un po' il nocciolo del discorso, no? Quindi diciamo che forse l'idea di gioco di Cappellaccio è un po' diversa, ha diciamo così, il suo regista, il suo play è un po' diverso rispetto a quello che sono le caratteristiche di Steri, evidentemente, quindi si andrà per questa situazione. Resto un po' col condizionale, però molto probabilmente andrà così. Qualora l'Aquila dovesse andare in Serie D, Titone è già nei radar della società rossoblù, giusto Pierluigi, giusto Mario? Ma ti ha cercato l'Aquila, Mario? Quest'anno? Pure l'Aquila mi ha cercato, sì. Tu ci andresti all'Aquila volendo, o comunque sposeresti un progetto importante di una squadra che dall'eccellenza sale in Serie D? Io chi vuol vincere, tutti i progetti per vincere li sposerei, perché quando vince è sempre bello, gli allunga la carriera. Quindi poi una piazza come l'Aquila. Mario, avete rischiato come Castelnuovo anche di venire a giocare qui all'Aquila? Perché in attesa della messa a punto del vostro impianto sportivo, il Castelnuovo aveva fatto domanda per giocare all'Aquila e c'era stata anche la disponibilità dell'impianto del Gran Sasso a Concia. Quindi, diciamo, alla fine quello che stavo dicendo, un fondo di verità ce l'ha. Eh sì, però alla fine adesso stanno cercando di mettere a posto lì il campo da dove siamo noi. La norma per cercare di poter giocare lì. C'è stato qualcosa di poter giocare all'Aquila. Pensi di rimanere a Castelnuovo quest'anno? Oppure ancora troppo presto? Giocato. Come pensi che finirà? Ancora devo iniziare a giocare, quindi se iniziamo vorrei fare cose importanti a Castelnuovo, perché già il direttore, come diceva prima, ha detto bene. È una grande società, una grande organizzazione, se non è quest'anno, l'anno prossimo penso che è una delle concorrenti per poter vincere il campionato. Adesso voglio pure sbilanciarmi, perché credo che ci sono tutti i presupposti per poter fare grandi cose. Quali sono le grandi cose? Vincere. Playoff, campionato, bilancio di un campionato. Quest'anno siamo senza obiettivi. L'obiettivo primario alla fine è la salvezza. Poi bisogna che viene qualcosa di più con il Covid, tra virgolette, non si può mai davvero. Guarda, una partita sospesa, tra un rinvio, tra una cosa, è capace di trovare primo, te ne accorgi. Però, ridendo e scherzando, stanno mettendo le basi per poter creare qualcosa di importante. Credo che quest'anno la squadra più forte credo che sia Campobasso, credo. Ci sono tante sorprese, quindi, però una di queste potrebbe essere il Castelnuovo. Dicevo, ci sono tante sorprese, una di queste potrebbe essere il Castelnuovo. Guarda, noi l'obiettivo primario è salvarci. Per adesso siamo non ti dico che dobbiamo vincere il campionato, ma vediamo quello che viene strada facendo. Poi la società se dovrà intervenire o non intervenire sul mercato, se comprare o non comprare i giocatori, però credo che si può fare molto bene. Il campionato lo vedo molto equilibrato, ne vedo 6, 7, 8 squadre toste, perché Pineto, Notaresco, Campobasso, Recanati, Vastese, ci sono squadre toste. E quindi puoi vincere con tutti e perdere con tutti. Quindi con una rosa ampia puoi dire la tua. Non ti dico per Castelnuovo, è una rosa ampia, però se stai lì credo che la società non ha problemi a spendere. Direttori, direttore Schiraldi e direttore Masciangelo, un paio di considerazioni con le quali io vorrei un attimo chiudere e che riguardano nello specifico quello che è il vostro ruolo. Personalmente ne approfitto per alcune considerazioni. La prima è diciamo, ci si avvicina verso la finestra di calciomercato. Che sensazioni avete? Capisco che è tutto molto prematuro, che è tutto molto diciamo ancora di là da vedere, però
ogni tanto si registra qualche movimento di calciomercato. Che cosa aleggia di più? Aleggia la paura di cercare di spendere il meno possibile, oppure, che ne so, di fare acquisti al prezzo più conveniente possibile? Questa è una domanda. La seconda è: come vi spiegate voi questa ciclicità delle grandi piazze che nel giro di pochi anni, diciamo, falliscono miseramente per poi ripartire dalle categorie più basse per poter e quindi alla prese con una risalita la più veloce possibile? È una cosa che sta succedendo un po' in quasi tutti i contesti: Fiorentina, Napoli, Parma, lo stesso in Abruzzo, tranne il Pescara, però l'Aquila, Chieti e Teramo, tutte con questo stesso destino. Ecco, questi due aspetti. Chi parla per primo? Giuseppe. Prego. Ma guarda, sul discorso dei fallimenti metterei sullo stesso piano Napoli, Fiorentina, grandi piazze, grandi città che ci hanno avuto magari, ecco, qualche inciampo o qualche presidente avventuriero che insomma si è trovato, o il Parma. Per quanto riguarda invece ciclicamente il discorso Teramo, il discorso di società invece di C, piazze di C, che possono essere state, che ne so, il Foggia adesso, l'Avellino, dalla B alla D, sono tutte realtà, secondo me, soprattutto quelle che fanno la C, secondo me è impraticabile oggi come oggi. Chi fa la C è un eroe, secondo me, perché o fai la C modello Monza, modello Ternana, modello Bari, e spendi tantissimi soldi a fondo, non ti dico perduto, ma poco ci manca, perché oggi come oggi, ragazzi, non c'è marketing, non c'è pubblicità, non c'è botteghino, se società stanno a fare un bagno di sangue, le altre vivacchiano fra minutaggio, vivacchiano con prestiti, vivacchiano a pagare all'ultimo minuto le scadenze, vivacchiano finché poi il presidente di turno si stanca o vi manca lo sponsor e tutto. Quindi secondo me non c'è botteghino, non c'è merchandising, non c'è... La C, secondo me, anche lì va riformata, perché oggi come oggi è solo un costo. L'altra domanda che mi hai fatto riguardava un po' i movimenti di mercato, insomma, c'è più la tendenza a non spendere o a spendere per fare l'affare, approfittando di... Ragazzi, io credo che qualcuno qualcosa muoverà, lo trovo francamente assurdo, e come vedi contravvengo all'idea che i procuratori speculano. Secondo me in questo momento, io fossi un presidente, non muoverei una foglia. È ovvio, chi c'ha una squadra in condizioni pietose da un punto di vista tecnico, tattico, per X motivi, qualcosa la dovrò mettere. Però ti posso dire, senza fare nomi, in società che dopo le prime 2-3 giornate c'era una parvenza di normalità, che volevano mettere qualche accorgimento, non l'hanno fatto, perché hanno detto fra un po' bloccano tutto e non spendiamo. Anzi, secondo me qualcuna... A dicembre l'Italia ha i costi più che ad inserire altri calciatori, a mio avviso, perché poi se mettiamo qualche partita si gioca, un po' la classifica si delinea, chi ha speso tanto. Mario si è dimenticato le laziali, però prima ho parlato di Campobasso, che è la mia favorita per me, però le due laziali hanno due roster importanti, Fiuggi e Cinzia Albalunga. E sul punto, ripeto, a dicembre chi spende? Secondo me gente spende poco, spende chi non può dare, nel senso che in questo momento di pandemia, di problemi, di grossi problemi socio-economici, chi penso che ha dovuto investire, perché probabilmente sa di non dargli quei soldi, perché oggi come oggi una persona coscienziosa non va a spendere soldi per scuola di calcio, ben sapendo che probabilmente il campionato difficilmente arriva a fine corsa. Direttore Masciangelo. Ma guarda, su chi spende sono d'accordo con Giuseppe, nel senso che in pochissimi spenderanno. Potrebbe spendere qualche società nel mercato, operare, perché è composta da altre strutture, la società è importante, può vedere il traguardo di vincere il campionato e allora può intervenire. Vasto sta bene così, se farà qualche minimo movimento per poter garantire il continuo del campionato, sempre con una squadra degna della città e della tifoseria. Per quanto riguarda le grandi piazze, guardi, nel corso che sto svolgendo a Coverciano abbiamo fatto un'analisi che ci è venuta a fare una lezione, e fino a 8-9 anni fa il calcio professionistico era fatto di 70% di botteghini, marketing e altre operazioni.
E invece oggi è cambiato tutto, perché il 70% di un bilancio di una società pressionistica è fatto dai diritti televisivi per quanto riguarda la Serie A e la Serie B, e quindi tutte le grandi città che non sono capaci di reggersi da questi punti di vista, quindi d'accordo con la Lega Pro ormai la maggior parte delle società fanno minutaggio per reggersi, ecco che si ritorna al discorso un po' che abbiamo iniziato, c'è bisogno di modificare, perché anche tre gironi Lega Pro è assurdo, come sono assurdi tutti questi gironi di Serie D. C'è bisogno di fare una modifica, alzare la qualità e magari integrare tutte le regole che oggi sono minime, e andare a scalare questi diritti televisivi che sicuramente sono troppi per la Serie A e Serie B e quasi pari a zero per tutte le altre società, perché ripeto, il mondo calcistico, ci inserisco anche la Serie D, è composto da tantissime persone che lavorano su questo settore, e quindi ha bisogno questa industria di avere delle modifiche, perché comunque siamo al 2020 e grandi modifiche complete non sono mai avvenute. Grazie. Chiuderei con Francesco Scamurra, che è, diciamo, la nostra punta di diamante per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Se vogliamo scendere un po' più in ambito regionale, Francesco, anche qui la sensazione è che nessuna decisione sia stata presa con grande, grosso senso di disappunto da parte delle società. Qual è lo stato dell'arte al momento in eccellenza? Ma al momento, da quello che mi risulta, le strade da poter prendere sono tre. C'è quella di allinearsi a quanto stabilito già in Veneto, quindi cercare di concludere il girone di andata per poi procedere ai playoff e ai playout. La seconda strada potrebbe essere quella di, purtroppo, riazzerare tutto dal mese di gennaio e provare a fare quelli, come si ipotizzava inizio stagione, i due gironi da 10 con due retrocessioni dirette per ogni girone, e poi le prime due dei raggruppamenti si giocano la Serie D. La terza strada, io credo che sia anche quella più difficile, sia quella di continuare la stagione portando a termine il campionato, per cercare di tener fede ad una regolarità che oramai non c'è più. Certo che giocare poi le 30 giornate in 4 mesi, considerando che entro il 15 maggio i comitati regionali di tutta Italia hanno l'obbligo di segnare alla LND la vincitrice del campionato e la seconda classificata, diventa difficile. Quindi è tutto in divenire, adesso la palla dovrebbe stare. Tu come ti spieghi questo silenzio nell'ambito del comitato regionale, questa, diciamo, mancanza di iniziative concrete, forse perché si attendono disposizioni di livello superiore? Ma io penso una cosa, penso che decidere non è mai facile. La LND ha dato vicino casa di Marco Tancredi. vero. Ripartire così non è facile, insomma. Si era ipotizzato gennaio, ma come ho detto a inizio trasmissione, ad oggi credo che è un dato ultra ottimistico pensare ad una ripartenza al mese di gennaio. Qui adesso, secondo me, il comitato regionale, partendo dal presidente Ortolano e la sua squadra, dovrebbero far quadrato con le società e cercare di vedere quella che potrebbe essere la soluzione migliore. Secondo me, come hanno fatto in Veneto, insomma, di portare a termine il campionato concludendo solo la giornata d'andata per poi passare agli spareggi, potrebbe essere una soluzione. Nelle ultime ore ne era uscita addirittura un'altra che parlava di ripartire dall'ottava e concludere all'ottava, facendo anche, diciamo, ok, l'ottava di ritorno, diciamo così. Non lo so, non è facile, ripeto, secondo me ad oggi non ci sono proprio i presupposti per... Sta di fatto che le gare da giocare sono ancora tante e il tempo è sempre di meno. Francesco? Sì.
Una domanda a Francesco. Vabbè, prima di tutto scusatemi, parlo con le Ferrovie dello Stato per il problema del treno. E poi volevo chiedere a Francesco, io leggo e sento da qualche parte che alcune società di eccellenza vorrebbero fare gli acquisti di dicembre, vorrebbero intervenire sul mercato, ma sì, ha senso fare questi acquisti se non si sa se e come si ripartirà, soprattutto se si ripartirà? Almeno Marco, la tua domanda è molto intelligente, perché appunto bisognerebbe tracciare una linea, ripeto, come ha fatto il Veneto e come faranno a breve altri comitati, e provare poi a definire una regola. Sì, a definire una regola, anche perché il mercato in tempi normali si sarebbe dovuto riaprire il primo di dicembre. Quindi se io so, squadra, che devo rinforzarmi, voglio sapere di che morte morirò, nel senso, se il campionato verrà concluso con la disputa delle ultime 15 giornate, per esempio, è chiaro, io squadra che sono in una posizione di classifica tranquilla sul mercato non andrò ad intervenire in maniera pesante. Contrariamente, le squadre, per esempio, che si trovano in fondo alla classifica, posso pensare Bastalupo, Penne, lo stesso Chieti, che insomma che già ha un ritardo dall'Aquila, storcerà il naso. C'è il Lanciano che già ha detto, se volete svincoliamo tutti. Cioè, sì, il Lanciano, secondo me, è una situazione, diciamo, un po' diversa. Gli antipodi. Il Lanciano che ha, diciamo, alzato un po' bandiera bianca, nel senso che si è messo molto sulla difensiva, quindi svincoliamo tutti. Di contro un Casalbordino, non tanto lontano da Lanciano, che tessera Nicola Fiore. Insomma, questo per far capire quelle che sono gli scenari possibili in un campionato come quello di eccellenza. Sempre un po' particolare. Però tesserare un calciatore adesso vuol dire tutto, non vuol dire niente, perché poi non si riparte, io a dicembre lo svincolo. Quindi, non lo so, la situazione per me dovrebbe partire proprio dall'alto, da chi comanda, da chi guida la macchina, e dire, allora ragazzi, bisogna, proviamo a fare così, poi se non ci saranno purtroppo le condizioni per poterle mettere in atto, ok, ce ne faremo una ragione, considerando che la salute è il bene primario, però purtroppo ad oggi io vedo assai difficile una ripartenza del campionato di eccellenza. Attenderemo gli eventi, attenderemo anche quelle che saranno le disposizioni di carattere regionale e nazionale per quanto riguarda anche gli altri campionati, tipo quello di Serie D. Noi siamo giunti alla conclusione, devo dire che un'ora e 40 minuti circa sono volati perché sono stati davvero belli e intensi. Grazie ai nostri ospiti che ovviamente ci hanno tenuto davvero in splendida compagnia, ospiti che io vado a salutare, a ringraziare personalmente. Il primo che voglio ringraziare è Mario Titone, e soprattutto voglio scusarmi anche con la sua famiglia, la sua compagna e i bimbi, perché avevamo concordato una mezz'ora di presenza, poi vedi Mario, alla fine ti sei ingolosito e sei rimasto fino alla fine, questo mi ha fatto davvero enormemente piacere, grazie. Ti mando l'IBAN per l'avvocato. Va bene, no, al massimo possiamo andare a cena, una cena di pesce, come dici tu, va bene? Perfetto, una cena ce la siamo guadagnata, ragazzi. Al pescatore, a San Benedetto. Una cena ce la siamo guadagnata. Direttore Schiraldi, quindi quando viene da queste parti? Assolutamente. Perfetto. Un saluto a tutti, a Mario, al direttore Masciangelo, a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Grazie anche a lei, direttore Schiraldi, piacere di averla avuta nel nostro salottino. Grazie anche a un direttore in ascesa come Andrea Masciangelo. Grazie a voi e complimenti per tutto, per la professionalità. Ciao Francesco, mi ha fatto molto piacere, grazie. Grazie, ciao. Grazie davvero, buona serata. Grazie a Marco Tancredi, ciao Marco, buonasera. Grazie. A Francesco Scamurra e a Pierluigi Trombetta. Ciao Pasquale, buonasera. Ci vediamo lunedì prossimo con voi e proviamo un attimo a capire qual è l'evolversi della situazione. Io, quasi in chiusura, non posso non ringraziare i nostri sponsor, che sono Villa Gioia, abbigliamento in via Filomusi Guelfi qui all'Aquila, l'Ottica Centrale e lo studio di fisioterapia Fisioterapy. Ringrazio anche la regia con Marco Cercone De Lucia, che insomma mi supporta sempre in maniera attenta e precisa. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Vi ripeto che siamo stati in diretta sul
canale 73 del Digitale Terrestre e sulla nostra pagina Facebook, che ovviamente vi invito a visitare insieme a tutte le altre nostre pagine social tipo Instagram e Twitter. È davvero tutto, ci vediamo lunedì prossimo, puntata numero 10. State con noi, seguiteci e stateci vicino. Buon proseguimento di serata!